Le due statue in bronzo, ormai comunemente note come i bronzi di Riace, vennero rinvenute casualmente il 16 agosto del 1972 nel tratto di mare antistante la cittadina calabra, a circa 200 metri dalla riva, su un fondale di 8 metri, semisepolte dalla sabbia, a pochissima distanza l'una dall'altra. La notizia del rinvenimento, dovuto al subacqueo romano Stefano Mariottini e del successivo intervento di recupero, condotto con la collaborazione dei carabinieri del nucleo sommozzatori di Messina, non suscitò all'epoca che l'interesse degli studiosi di arte antica, della popolazione locale e dei villeggianti. Le due statue, trasportate al Museo Nazionale di Reggio Calabria, sede della soprintendenza archeologica competente territorialmente, vennero riconosciute dal soprintendente Giuseppe Foti come creazioni della bronzistica greca, da ascriversi alla grande tradizione artistica del V secolo a.C. Sottoposte ad un parziale intervento di pulitura da parte dei restauratori operanti presso la soprintendenza di Reggio, nel gennaio del 1975 vennero inviate, in vista di un definitivo intervento di restauro, presso il centro di restauro della Soprintendenza Archeologica per la Toscana, che disponeva sia delle indispensabili attrezzature, sia di personale dotato di esperienza ormai decennale nel campo della conservazione dei reperti metallici di provenienza archeologica. Le due statue, alte circa 2 metri, raffiguranti due figure virili nude, stanti in origine armate di lancia e scudo e con le teste ornate rispettivamente da un elmo, statua B, e da una tenia, statua A, erano state private, già prima di finire in mare, probabilmente a seguito di un saccheggio, di tutti i loro attributi, i quali dovevano essere eseguiti totalmente o parzialmente con un metallo più pregiato del bronzo. Frutto a loro volta di una spoliazione del luogo in cui erano state originariamente erette, le statue vennero quasi sicuramente gettate a mare deliberatamente dall'equipaggio della nave che le trasportava e che rischiava di naufragare sotto costa. Questa manovra, usuale presso le marinerie di tutti i tempi, che si accompagna ad una drastica riduzione della superficie velica, è confermata dalla presenza degli anelli in piombo che armavano la vela e dall'assenza di qualsiasi relitto sommerso nei pressi delle statue. La presenza del relitto e di quanto altro costituiva il carico della nave avrebbe consentito di determinare la nazionalità della nave stessa, l'epoca del naufragio e la rotta seguita, e quindi di stabilire, almeno in linea di massima, la provenienza delle due statue. L'intervento di restauro condotto sui due bronzi di Riace, che noi vedremo effettuare su altri reperti di notevole interesse, può essere solo in parte assunto come esempio di quelli che normalmente si eseguono su materiali di provenienza archeologica. Ciò in conseguenza non solo del tipo estremamente raro di reperto, quale è una statua in bronzo di grandi dimensioni, ma anche perché le due statue erano praticamente integre e, relativamente parlando, in buono stato di conservazione.
Questa ultima caratteristica deve ascriversi sia alla permanenza per tutto il periodo di sottrazione dall'uso in un ambiente, quale quello marino, che presenta condizioni climatiche e composizione chimica pressoché costanti, fattori che di fatto limitano l'insorgenza di processi di corrosione a carico delle leghe a base di rame, sia, più precisamente, alla permanenza in un tratto di mare in cui la presenza di flora marina e di batteri doveva essere irrilevante. In caso contrario, infatti, si sarebbero verificati, come si può notare su altri bronzi di provenienza marina, fenomeni di corrosione di grave entità. È mancata in questo intervento tutta quella serie di operazioni quali la selezione e ricomposizione da frammenti e la restituzione delle parti mancanti che costituiscono uno degli aspetti più frequenti del restauro in campo archeologico. Tuttavia, quelle che si possono considerare le costanti del restauro archeologico, e cioè l'intervento conoscitivo, ovvero l'asportazione dei prodotti non pertinenti che rendono di solito totalmente o parzialmente illeggibile l'oggetto proveniente da scavo, e l'intervento conservativo, destinato a far sì che il livello di lettura raggiunto con la pulitura si mantenga nel tempo, sono ampiamente rappresentati. Come d'abitudine, prima di procedere a qualsiasi intervento, si è provveduto a documentare fotograficamente, subito dopo l'arrivo in laboratorio, lo stato di conservazione superficiale delle due statue. Al fine poi di determinare lo stato di conservazione del bronzo, sono state eseguite una serie di gammagrafie. Questo sistema di indagine, al pari della radiografia, consente infatti di rilevare non solo la presenza di fissurazioni, fratture, saldature, elementi decorativi eseguiti per incisione, a rilievo o in materiale diverso da quello base, ma anche di individuare, grazie alla diversa radioopacità, la presenza e l'entità dei danni provocati dai processi di corrosione. Le superfici esterne delle due statue, nonostante il trattamento di pulitura, peraltro di tipo preliminare, eseguito a Reggio Calabria, si presentavano ancora coperte, per ampi tratti, da incrostazioni di notevole spessore, costituite da sabbia, sassi, prodotti silicei e calcarei, cementati fra loro dai prodotti di corrosione del mare. Benché la maggior parte delle incrostazioni e la totalità dei prodotti di corrosione possano essere asportati rapidamente impiegando sostanze chimiche e in particolare gli acidi, si preferisce non fare ricorso a questo sistema di pulitura, che può provocare danni irreparabili al reperto, e operare esclusivamente per mezzo di strumenti meccanici, la cui azione è costantemente controllabile dall'operatore. Thank you.
la scelta dello strumento dipende sia dal tipo di prodotti che debbono essere esportati, sia dalla resistenza, dallo stato di conservazione, dal tipo di lavorazione e dalla forma del reperto sottoposto a pulitura. I risultati offerti dallo strumento prescelto vengono sempre verificati su zone di estensione limitata, saggi, prima di procedere ad una applicazione estensiva. Nel caso delle due statue, ad esempio, le incrostazioni situate su superfici che si possono considerare piane, busto, schiena, braccia, gambe, sono state fatte letteralmente saltare per percussione, impiegando scalpelli di piccole dimensioni, privati del taglio, azionati sia manualmente sia da martelletti ad aria compressa. Una volta individuato il punto di minor resistenza, l'azione dello strumento portava al completo distacco di parti più o meno ampie delle incrostazioni, data la scarsa adesione dei prodotti di corrosione incoerenti alla superficie sottostante, coperta da prodotti di corrosione ben stratificati sul metallo, oppure da ampie zone di patina nobile. Lo stesso sistema di pulitura non poteva essere adottato in corrispondenza delle capigliature delle barbe e dei volti, il cui modellato, notevolmente complesso, avrebbe potuto essere danneggiato dal contatto diretto, anche se puramente accidentale, con strumenti più resistenti del bronzo. Qui, e in corrispondenza delle mani, dei piedi e della zona pubica, il martelletto è stato impiegato unicamente per ridurre lo spessore delle incrostazioni fino ad un livello tale da consentire la prosecuzione dell'intervento di pulitura con ferri di tipo chirurgico, bisturi e specillo ad ultrasuoni. Questi ultimi due strumenti, benché richiedano tempi di lavorazione assai lunghi, consentono, se correttamente usati, magari con l'aiuto di lenti di ingrandimento o del microscopio, di effettuare una pulitura al tempo stesso estremamente accurata e priva di danni. I denti della statua A, gli occhi, le labbra, i capezzoli, che nel corso della pulitura si sono rivelati essere eseguiti rispettivamente in argento, in avorio e in calcite e in rame, sono stati liberati dai prodotti di corrosione del bronzo che li rendevano totalmente illeggibili, operando solo con lo specillo ad ultrasuoni e con il bisturi. Prima di affrontare l'esame delle successive fasi di intervento sui due bronzi di Riace, è bene chiarire che il livello di lettura raggiunto con la pulitura rispecchia solo in parte l'aspetto che le due statue dovevano avere al momento in cui finirono in mare, e ancor meno quello che dovevano presentare quando furono collocate nella sede originaria. Infatti, nel corso dei secoli, a seguito, in un primo tempo, dei processi di degrado che potrebbero essere intervenuti a causa della mancata manutenzione e che più tardi si sono verificati in conseguenza della deposizione in ambiente marino, la conformazione delle superfici, il tipo di prodotti che le costituiscono e in conseguenza il colore, sono totalmente mutati. Questa osservazione, si noti bene, vale non solo per le due statue di Riace, ma per molte classi di oggetti di provenienza archeologica. Il livello di lettura a cui si può pervenire grazie alla pulitura non dipende infatti da una scelta arbitraria, ma deve essere valutato in base allo stato di conservazione del reperto, che è conseguenza del rapporto intercorrente fra l'ambiente in cui il reperto stesso si è conservato e il tipo di materiale con cui è stato eseguito.
Alcuni materiali presentano rispetto ad altri una maggiore inerzia chimica o fisica e risultano quindi più difficilmente deteriorabili. La maggior parte dei reperti ceramici, ad esempio, qualora abbiano avuto un'adeguata cottura, non subiscono rilevanti alterazioni strutturali e la pulitura dalle incrostazioni depositate sulla superficie porta quindi, quasi sempre, al recupero della lettura dell'aspetto originale. Altri materiali, invece, sono soggetti a subire l'attacco da parte di un elevato numero di sostanze chimiche. Tale è il caso del rame e dei suoi alloidi, i quali, attaccati chimicamente, danno origine a minerali di rame più o meno stabili, che si stratificano in modo più o meno coerente sul metallo. Se è vero che questi prodotti, oltre ad aumentare lo spessore dell'oggetto rispetto a quello originale, hanno composizione e struttura diversi da quelli del rame e delle sue leghe, è altrettanto vero che una asportazione indiscriminata porterebbe ad una visione non solo deformata, ma falsata. Bisogna infatti tenere presente che i minerali prodotti dalla corrosione del rame sono prevalentemente costituiti dal rame che proviene dall'oggetto e che quindi, entro certi limiti, ne fanno parte integrante, che in molti casi, al di sotto di strati incoerenti, sono presenti stratificazioni compatte di minerali, patine nobili, come nel caso della statua A di Riace, le quali, oltre a risultare protettive, ripropongono in modo perfetto, a parte un lieve aumento di spessore e il diverso colore, quello che era l'aspetto originario. Altrettanto spesso l'oggetto è totalmente mineralizzato e quindi, per assurdo, procedendo alla totale asportazione dei prodotti di corrosione, si perverrebbe alla totale distruzione dell'oggetto stesso. Infine, anche quando la consistenza della matrice metallica lo consentisse, per ottenere una superficie analoga a quella di un bronzo intatto, non sarebbe sufficiente eliminare tutti i prodotti di corrosione, ma risulterebbe indispensabile pulimentare il metallo, compiendo quindi una manomissione che porta ad una reinterpretazione soggettiva dell'opera. Ad intervento di pulitura ultimato, se il reperto in bronzo non si presenta totalmente o parzialmente mineralizzato, viene sottoposto ad una serie di lavaggi in acqua demineralizzata. Questo procedimento consente, a cose normali, se eseguito solo per breve tempo, di asportare la maggior parte dei sali solubili presenti nella porosità del metallo e, se protratto a lungo, da 2 a 4 anni, di eliminare anche quelli scarsamente solubili, che sono particolarmente dannosi ai fini della conservazione. Anche per le statue di Riace è stato messo in opera un trattamento di questo tipo, la cui efficacia era tuttavia da considerare in partenza limitata alle superfici esterne, poiché le cavità interne erano totalmente riempite sia dalla terra di fusione, non asportata dal bronzista, sia da sabbia e limo marini imbibiti di sali, tra cui il cloruro rameoso scarsamente solubile. I tempi necessari a solubilizzare i sali contenuti nella terra e nelle porosità delle superfici interne sarebbero stati lunghissimi. E inoltre, data la scarsità di aperture, l'asportazione dei sali disciolti avrebbe rischiato di essere solo parziale e sarebbe quindi rimasto sempre il dubbio circa la reale efficacia del trattamento,
anche quando fosse stato possibile rilevare l'assenza di sali nelle acque di lavaggio. La scarsa efficacia dei bagni poté essere confermata assumendo a campione la statua B, la cui testa era stata vuotata da sabbia e sassi nella speranza di rinvenire all'interno l'occhio mancante. Tolta dalla vasca di lavaggio, la statua B venne esposta a contatto diretto con l'atmosfera ambiente senza procedere ad alcun trattamento di essiccazione preventiva. Con effetto quasi immediato fu possibile constatare che mentre lungo i bordi delle aperture esistenti sul volto e sulla testa si formavano, a seguito della evaporazione, solo depositi di sali allo stato cristallino, sul resto del corpo, in corrispondenza delle microfratture passanti e dei punti in cui erano stati eseguiti i prelievi per le analisi quantitative della lega, si verificava la fuoriuscita di prodotti di corrosione tipici dei processi dovuti alla presenza di cloruro rameoso. Questo sale è responsabile dei processi di corrosione attiva che impropriamente vengono definiti cancro del bronzo, caratteristici dei bronzi di provenienza archeologica. In presenza di umidità relativa superiore al 50-55% e in atmosfera ricca di ossigeno, si inizia una reazione di scambio fra il cloruro e il rame presente in lega, che ha come risultato la formazione continua di prodotti di corrosione instabili. Poiché la quantità di cloruro rameoso rimane invariata, il processo corrosivo è destinato, qualora non si intervenga o modificando le condizioni ambientali oppure asportando e inibendo il cloruro, a procedere fino alla totale distruzione del metallo. Nella maggior parte dei casi, l'inibizione ottenuta con l'impiego di reattivi chimici può sostituire la asportazione mediante prolungati lavaggi in acqua demineralizzata. Nel caso delle due statue, anche questo sistema venne messo in opera solo per scrupolo, poiché si prevedeva che, come già i lavaggi, non avrebbe dato nessun esito positivo finché le cavità interne fossero rimaste piene di materiali terrosi scarsamente permeabili. Si decise quindi di procedere alla vuotatura di ambedue le statue, sfruttando le aperture esistenti in corrispondenza delle teste e rendendo nuovamente pervie quelle situate in corrispondenza dei talloni, che risultavano bloccate dai tenoni in piombo impiegati per fissare le statue sui basamenti. Asportate per intero le parti emergenti dei tenoni, la vuotatura è stata eseguita impiegando sia strumenti meccanici, aste cilindriche, cave, barre dotate di cucchiaio e di uncini, sia getti d'acqua demineralizzata a pressione, sia l'azione disgregante dell'acqua ossigenata. La cavità interna di ambedue le statue è stata liberata completamente dalla terra di fusione e dal limo marino, ad eccezione della zona corrispondente a parte della gamba flessa, irraggiungibile dagli strumenti meccanici. E si sono ripetuti, questa volta con esito favorevole, i trattamenti conservativi per immersione nel caso della statua B, per immissione nel caso della statua A. Il trattamento conservativo, adottato costantemente presso il centro di restauro che lo ha messo a punto fin dal 1970, ha dato fino ad oggi risultati ottimali nella maggior parte dei casi e consiste nella immersione del reperto prima in una soluzione alcolica di ammoniaca al 10% e quindi in una soluzione alcolica di acqua ossigenata. A seguito dei due bagni, parte del cloruro rameoso precipita sotto forma di idrato rameico, stratificandosi sul cloruro residuo, che in questo modo viene sottratto all'azione dell'umidità e dell'ossigeno e non può dar luogo al ripetersi di corrosioni attive. Dopo un primo trattamento, il reperto viene immesso in un ambiente con umidità relativa superiore al 95%, tale quindi da provocare una rapida accelerazione dell'azione dei cloruri. Qualora si manifestino insorgenze di corrosione attiva,
segno che il trattamento conservativo ha avuto intensità insufficiente, si esportano i prodotti di corrosione, operando per via meccanica con una microsabbiatrice, e si ripetono sia il trattamento che i controlli in ambiente umidificato fino alla totale eliminazione dei fenomeni di corrosione. Solo sulla superficie esterna della statua A, come si è visto, non trattata in quanto ampiamente interessata da ampie zone di patina perfettamente stabile, comparvero, a seguito del test in camera umida, alcune corrosioni puntiformi, che vennero inibite, data la scarsa rilevanza, con applicazioni locali di benzotriazolo, composto organico che complessa parzialmente il cloruro rameoso. Il periodo di controllo successivo alla eliminazione di qualsiasi processo di corrosione, che usualmente non supera i 3 mesi, nel caso delle due statue è stato prolungato per oltre 3 anni, in quanto le superfici interne, una volta collocate le statue nella sede espositiva definitiva, non avrebbero più potuto essere esaminate agevolmente. Nella apparente complessità, l'intervento condotto sui 2 bronzi di Riace può essere definito di routine, poiché non si discosta, quanto a metodologie e risultati, in nulla da quelli usualmente effettuati presso il centro della soprintendenza archeologica e poiché alle 2 statue è stata dedicata la stessa attenzione che viene riservata a qualsiasi reperto venga sottoposto a restauro.